L'avrete sicuramente visto su TikTok perché è nei per te di tutti. Quest'oggi, ragazzi, ho portato un pro delle costruzioni nelle Build Battle. Vi presento Lollo Lacustre. Ciao belli. Ciao Lollo, tutto bene? Ciao ciao. Sì, dai. Sei pronto a spaccare nelle Build Battle? Ci proviamo, è una delle mie prime, voglio precisare questa cosa. Noi ne abbiamo fatto soltanto uno di prova e abbiamo vinto, posso dire che abbiamo vinto il primo posto? Non è vero, stai mentendo, siamo arrivati quarti. Andiamo. Ci abbiamo il cammello, un parco da skate, un bottone. Questa secondo me tu la sai fare. Dobbiamo fare un truck, quelli americani, proprio i camioncioni, quelli giganti. Ok. Secondo me sei molto capace a fare questa roba qua. Potremmo fare un tipo camioncione gigante. Sì, potremmo fare tipo Optimus Prime. Sai come si fa? Colori rosso e blu. Rosso e blu, sì. Poi possiamo prendere un po' di bianco ferro magari. Solo che okay. Ci bisognerebbe un attimo studiarselo. E sicuramente tipo le ruote sono nere, no? Perché blu usiamo la lapis? No, usa tutto wool, che è meglio, la lana. Okay. Allora, Vai. Guarda, io inizio a fare le ruote. Poi non so quanto grandi dovremmo farle, però lo facciamo proprio in versione camion, non in versione Optimus Prime. Allora, Optimus Prime come ruote dietro ne ha 4, quindi è tipo così, giusto? Ok, e davanti quante ne ha? Davanti 2, però mettiamolo un po' più avanti, così lo possiamo fare più grande. Quindi tipo qua, che dici? Ok, sì. Ce la facciamo? 5 minuti? Ci proviamo, ma tu lo vuoi fare proprio camion e basta o lo vuoi fare verso l'alto in piedi? No, facciamo camion e basta. Se noi impazziamo, secondo me è quello che sto dicendo. Guarda, questa qua è tipo la scocca, quella rossa, secondo me. Così, aspetta, cerchiamo di farlo simmetrico. E quindi qua, così. E poi dietro c'ha quella specie di, non so come si chiami, sinceramente, però tutto quanto blu. Il rimorchio? Sì, tipo rimorchio. Ok, esatto. Ok. Così, quindi, circa. Allora, intanto che abbiamo già i colori, tanta roba. Questo va fatto un po' più alto. E poi ci mettiamo dei fanali qua giganti con il vetro, che si può utilizzare il vetro questo. Ok, quindi qua al centro questo, e qua così. Bene. Di bianco cosa gli facciamo? Finestrelle? Sì, secondo me sì. Tipo delle porticine, dovremmo riuscire. Con vetro nero? Sì. Allora, qua lo chiudiamo e ci facciamo i fanali di davanti. Sembra Cars. Non stiamo facendo. Saetta McQueen. Aspetta, che qua sta venendo asimmetrico. Dobbiamo aggiustarlo subito. Qua ci sta che sia così. Mi piace, però qua non va bene. Quindi facciamo così e qua lo facciamo di due. Ok, risolto. Ok. Bello. Mi sta piacendo adesso. Tetto li facciamo. Faccio io? Cosa? Ti fidi di me per il tetto? Certo, mi fido di te, vai. Vai. Tanto, mal che vada, se non dovessimo riuscire a farlo sembrare come Optimus Prime, diciamo lo che rendiamo un camion qualsiasi. Esatto. L'importante è che ci sono i colori, così almeno ricorda un po'. C'ha poi tipo delle specie. Hai presente tipo i tubi di scarico, però ce li ha sopra, nella parte rossa, in verticale. Sì, già fatti. Fai vedere? Bello. Ma è molto easy o glieli facciamo? Ma sì, secondo me aggiungici tipo delle fence sopra. Aspetta che però c'è qualcosa che non va. Da un lato è ah no, basta tagliare questi. Ok. Gli potremmo fare una targa tipo con un cartello. Oddio, si capisce secondo te? Mi sta iniziando a venire il dubbio. Aspetta, abbiamo ancora tempo. Lo faccio un pelino più alto con le ruote. Facciamo le fence. Distruggiamo tutto qua. Difficile costruire sotto pressione col tempo, eh? Sì. Ma poi io non sono neanche, cioè la versione di gioco si sente un sacco la differenza, io non sono abituato. È vero, te non sei abituato all'1.12. Vabbè. No, ragazzi, come vi abbiamo detto, appunto questa è la prima build battle che facciamo insieme ed è anche praticamente la tua prima build battle in assoluto, quindi esatto. Ci vuole un po' per prendere la mano. Allora, riprendiamo il blu e ricontinuo qua. Io voglio smanettare un po' con le particelle. Vai. Angry Villager. E quelle aggiungono tipo il fuoco. Perché non sembra un camion? Dietro mi sto dimenticando qualcosa. Per me possiamo fare una roba bella che lo rendiamo anche un po' Minecraft e ci mettiamo tutti i diamanti, cose varie. Vai, grezzi. Dentro? Ok. Sì, tipo porta rimorchio di. Ok, è diventato tipo quello della spazzatura. Da Optimus Prime. Aspetta, perché è diventato asimmetrico di colpo? No, come? Aspetta. No, è risolvibilissimo. Sì, easy. Ok, io inizio a fare tutti quanti i diamanti qua e il carbone, tipo. È tipo un carro merci, dai. Sì, dai, ci che sta. Che trasporta diamanti. Non ne ho mai visto uno. Vabbè, in vita mia. Sei qua con il king di diamanti, eh. È vero. Ho visto anche la menzione nel video. Colui che riesce a fare stacche di diamanti in un'ora. Ridicolo, veramente.
Allora. Non hai visto adesso quella netherite? Cosa hai fatto? Ho preso fatto la stessa cosa ma con la netherite. In un'ora? Più o meno. Guarda, io ho fatto una memata con la mia ragazza una volta che gli ho detto in 5 minuti te ne trovo almeno 2. Gli hanno trovati tipo 10 in 5 minuti di live. Oddio, aspetta, chiudiamo qua. Cosa manca secondo te? Oh, ma questo è asimmetrico! No! Speriamo non se ne accorgano. Allora, questo... Questo ci ha già battuto. Questo è good, dai, questo è good. Questo è good, sì, questo è bello. Più che altro non gli ha fatto la tridimensionalità. Questo... Mm-hmm. Questo è più o meno il nostro. È un carro merci anche. Ma no, questo. Ma gli ha fatto il coso di Among Us. Io divento poop. No! Peccato bello che questo. Non ho usato i colori. Questo è ok, dai. Tutto bianco, boh. Ma se facevamo quello della Coca-Cola, impazzivo. Questo... è uno skateboard, cos'è? È una Crocs. È una Crocs. Dai, vabbè, un pulmino, un autobus, quello che ti portava in piscina. Okay. Sì, ok, niente di che. Mamma mia, il nostro secondo me non è venuto bene come speravamo. Perché questo ha fatto il rovino di Among Us? Su un pianoforte? No, vedi, ma poi gli ha fatto le chiappette. Ora tanto vince sicuro, perché tutti votano quello, il trasgressivo, quello che fa le cose stupide. Questo cos'è, un giocattolo? Boh, non so, è... più grande del bambino, però. Questo... questo è bello. Porca è ok miseria. Perché non mi piace il granito. Forse però tu proprio... quello ti fai e non lo vedi. No, no, anche a me non piace. Diciamo che il nostro era migliorabile. Ci prendono vabbè, pure però... in giro in chat. No, che carini, hai visto? Dall'alto, guarda dall'alto. C'era scritta Kendall e Lollo. Davvero? Sì, non te ne sei accorto? No, non l'ho visto. Ah, poi lo vedi nel mio video. Carino, questo è un ok. Questo è bello, questo cavolo. È caluccio, sì. È piccolo ma è bello. Ma poi è stato epico. Bravissimo con le scalette. Poi ne ha fatti due. Ci hanno stracciato ecco, vedi cosa fanno i pro. Porca miseria. Però terzo posto. Dai. Terzo buona. Posto, non male, non male. Non male, non male. Per essere la prima serie che facciamo. Secondo me ora ci scaldiamo. Allora, dobbiamo fare un fuoco d'artificio, un gioco qualsiasi, un pulsante, una tartaruga o una tenda. Quale vuoi fare? Scegli. Tartaruga. Tartaruga? Dici che riusciamo? Ma sì, no. Idea? Idea, idea, idea. Se facciamo la tartaruga ninja? Ci sta. Ok, allora, quindi scarpette marroni lo facciamo in piedi. Scarpette marroni, queste sono tipo le gambe. Ma perché quando spawno mi dà già degli oggetti in mano, tipo polished, dirt? Ah, ti aiuta, tipo. Ok. Per aiutarti, così sei già pronto. Ok, allora, col verde, queste sono tipo le gambe. Le tartarughe ninja hanno... no, oddio. Hanno il carapace dietro. Esatto. E hanno la headband colorata. Esatto, e hanno anche delle armi di solito. Allora, intanto stabiliamo la grandezza. Quindi facciamo che tipo il collo è questo. E questa è tipo la faccia. Che dici secondo te? Sì. Allora, per il carapace che blocchi potremmo usare? L'oak, secondo me sta bene. Sì. Mi piace. Tipo mischiare questo e poi... No, aspetta, questo qua però è il... Questo è il davanti volevo fare. Ma anche davanti ce l'ha, eh. Okay, anche okay. Davanti al panciotto. Giusto, giusto, hai ragione. Quindi e poi gli farei il contorno così con la... Vabbè, questo no, aspetta. Facciamolo così. Io inizio a fargli la testa, che secondo me sono più bravo a farlo. E poi gli faccio la bandana, facciamo tipo rossa. Tu ti ricordi i nomi? No. Neanche io. Allora, quindi qua perfetto. La bandana in su. Così. Sembra Riccardo, quello del meme. Riccardo Milos. Sì. Mamma mia. Da quant'è che non lo sentivo. Ok, allora, quindi la bandana così. Perfetto. Mi piace. Qua un po' in su con il vento che sventola. Tu riesci a farglielo il guscio dietro? Sì, faccio io. Ok. Devo capire quanto farlo spesso, direi così. Sì. Sì, 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 sì. Anche forse anche un altro blocco in più, sai? Vai. Secondo me riusciamo. Ma allora... blocco in più incluso anche il carapace? Mi hai perso. Fai tu. Ok. Faccio io. Ok. Fai tu, fai tu. Io intanto gli faccio tipo i kunai, se non sbaglio, ci avevano. Uno aveva la spada, uno i kunai. Kunai sarebbero gli shuriken, no? Sì, gli shuriken, no. Quelli tipo a pugnaletto. Ok. Magari con il ferro, vediamo come viene così. Ci sta. Perfetto, ora gli devo dare il colore. Non è giallo però, com'è che hai fatto il carapace? Marrone scuro. Secondo me con la terracotta te la cavi. Con la terracotta ci sono tanti bei colori. Ok. Ma di che colore è il dietro? Tipo giallo e... Non è sul marrone misto verde, oddio, non mi ricordo. Faccio io. Vai tu. Vado a sentimento. Mi fido di te. Vai, allora. Io mi fido di te sul davanti. Cos'è che stai facendo tu?
ci sto provando, ecco cosa sto facendo. Sto provando a sopravvivere e a fare qualcosa di discreto. Gli faremo gli occhi storti, chiaramente come al solito, perché è la mia firma. No, dai, non glieli faccio storti. Un po', solo un po'. Bellissimo, c'ha proprio la faccia da tartarugone. Con il rosso gli facciamo il dentro della bocca e gli faccio un dente. Ma sembra una... Sai che sembra? Sembra una tartaruga vecchietta, tipo una tartaruga all'ospizio. Vieni a guardarla dopo. Orribile, sembra un vecchietto in pensione. Quella di... Di Nemo? No, sai cosa sembra? Quella di Kung Fu Panda, un pochino. No, non il maestro Oogway. Non l'ho mai visto. Ah. Aspetta, aspetta, gli faccio una spada. Vediamo se riesco a fare una spada realistica in obliquo. Sarà tanto difficile, però. Ok, il coso davanti c'è, ma... Io gli darei... però per dargli più spessore alla faccia è difficile, cavolo. Ah, spara in diamante così. Gli faccio una bella spara in diamante. Tipo così. Ah, rifaccio anche il carapace meglio, visto che c'è tempo. Sì, sì, abbiamo 2 minuti, quindi vai pure. Dai, siamo stati molto più bravi stavolta. Sto cercando di fargli la spada, ma... Non è facile per nulla. Anche imparare ad essere sincronizzati non è facile. Esatto. Serve tanta, tanta sincronizzazione. Bisogna aver fatto tante build insieme. Altrimenti è veramente difficile. E considerato che sono le nostre prime, ce la stiamo cavando, direi, alla grande. Cambio il terreno, magari. Ora lo cambio anch'io. Ok. Se non sai come si fa, ti faccio vedere. Opzioni. Poi prendi un blocco di terra e lo trascini sopra al plot floor. Fammi provare. No, la spada è orribile, via, via, via. Via, 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 subito. Prendiamo il marrone e prendiamo il ferro e gli faccio una spada tipo così, va. Così va bene? No, 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 serve quello verde. Ah, ok, ok. Quello colorato, aspetta. La faccio io, faccio io. Vai, vai, vai. Devo prenderci manualità qua. Ma che secondo me ci sta, è tanto carina. È carina e carina, dai. Con la spada. Ci sta. Sembra un po' vecchietto per via del dente. Guarda, togliendo questo diventa di nuovo giovane. Però non lo so, lo vogliamo fare vecchio? Il dente nero? Dai, vai. Facciamoglielo bianco, dai, forse è meglio. Ecco. Ci sta. Ha visto tempi migliori questa tartaruga. Ma cos'è che si potrebbe far sotto per decorare? Bone meal aggiunge tantissimo spessore, tanto vai. Colore, quindi di solito va sempre bene. E in 20 secondi non credo si può fare tanto altro. E voilà! Ma che secondo me è caruccio. Idea. Vediamo se mi fa usare le stairs. Voilà. Gli ho fatto pure la lama. Perfetto. Dai. Ah, bello, bello. Poi bello. Sì, si capisce che... Oh, che carino, ha fatto sia il girino che le due tartarughe spiaggiate. Che carino. Queste che sono le tartarughine, sì. Sì, 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 sì. Good, good. Bello, bello. Bello. Anche questo è molto realistico. Sta andando contro un'onda. Good anche a lui, dai. Bello, bello questo. Niente, ho l'impressione che non si vince. E vabbè. Ah, la bandana ce l'avevano sugli occhi, è vero. No. No. Quello ci distrugge. Beh, vince quello sicuro. Sicuro, noi dobbiamo puntare sulla simpatia a sto punto. Sul simpatia fatto che al secondo posto. Sì, speriamo. È uguale questo al nostro. Sì, esatto. È identico a Riccardo Milos. Ok. Questo non ci ha neanche provato. No, dai, questo mi spiace, ma... Poi quando fanno sta faccia sempre. Sembra cosa di Geometry Dash. Sì, bello questo però. Ha fatto ha fatto meglio l'ambientazione che la tartaruga, secondo me. Questo è curso, non lo guardare in faccia. Cosa gli è successo alla faccia? Santo cielo. È partito da Dio, ma poi... Sì, infatti, era perfetta la forma. Questo vabbè, è una rana. Un dinosauro, una rana. Ma poi dietro ha fatto un fiore fighissimo. È vero! Ed ecco il nostro. Eccoci. Dai, ma si può autovotare? No, magari. Guarda, okay. Le braccine corte, è simpatico, c'ha un dentino. Dai, per favore. Dai, per la simpatia. Per la simpatia. Mazza, hanno sta lingua le tartarughe? Ma non so se sia una lingua, sai. Ah. Questo ha messo notte, vabbè. Però bella. È bellino, è bella, molto bella. Caruccia, l'ha fatta in epico. Stile cavo I. Epico, no, epico? Oddio, sei troppo generoso. Questo cos'è? Cos'è quel bar? Da sole. Uno che, come fai in 7 minuti a fare questo? Dire è bello. Fidati che certe volte fanno anche di peggio. Io questo non lo vedo, è buggato. Ok, ora lo vedo. Ok. Oh! Secondo posto! Secondi! Secondi! Dai, questo meritava, effettivamente mi spiace, ma...
No, questo era è stato difficile bravo. Da battere. Ha preso il nostro e l'ha rifatto meglio. Meglio, esatto. Ha detto, sapete cosa? Con 2000 lire. Ma perché si congela? Sono degli effetti extra. Visto, okay. Ragazzi, che non ha mai giocato alle Build Battle. Ragazzi, spero che questa Build Battle con Lollo vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace e iscrivetevi sia al mio che al suo canale, ovviamente, che sarà in descrizione. Ciao belli, diteci cosa ne pensate delle build e soprattutto di come siamo andati noi come duo, perché alla fine è la cosa più difficile, essere in sincronia. Esatto. E sicuramente miglioreremo nei prossimi video. Certo. Ciao! Ciao belli!